CGIL è noto ormai, dedica il 2012 al tema della legalità e per questo argomento ha svolto tante manifestazioni. Quella che si svolge qui a Firenze al Cinema Odeon è dedicata per l'appunto ad un tema che ha per titolo Mai più, contro ogni terrorismo, contro ogni violenza, per la legalità. E di motivi ce ne sono tanti perché la CGIL di nuovo affronti questa materia. L'attentato al dirigente di Finmeccanica di Nolfi, la bomba davanti alla scuola di Brindisi che ha ucciso la sedicenne Melissa Bassi, inoltre le bombe contro le sedi di Equitalia, a questi si devono aggiungere le modalità della malavita organizzata, vera e propria potenza economica che in questo tempo di crisi sociale penetra facilmente nell'economia legale, riportando il paese ad una condizione fertile per la ripresa del terrorismo. Si contava, si sperava che il terrorismo fosse ormai un fatto di storia e non di cronaca, invece purtroppo si torna a viverlo e a parlarne e a combatterlo. E siamo in campo oggi per questo, una manifestazione nazionale della CGIL insieme a noi della FISAC e della Funzione Pubblica e per mettere al centro che proprio noi che abbiamo contribuito negli anni più duri, negli anni di piombo, a contrastare, a combattere e a sconfiggere il terrorismo che aveva come nemico vero il mondo del lavoro, la democrazia, il sindacato. Noi siamo qui per dire anche oggi che quando si lanciano campagne di paura, di odio, di incitamento alla violenza e poi si arriva nell'ultimo anno a qualcosa come 250 azioni, dai pacchi bomba alle buste con polvere e quant'altro nei confronti di lavoratori di Equitalia o di Agenzia delle Entrate, si sappia che la CGIL è in campo a fianco di questi lavoratori, di questi dirigenti, poiché sono lavoratori e dirigenti che fanno il loro dovere e sono quelli che negli ultimi 3 anni hanno contribuito a recuperare qualcosa come 25 miliardi dall'evasione fiscale e non si può pensare di parlare alla pancia del malessere sulle tasse, sulla pressione fiscale per questa via indicando come obiettivi questi lavoratori. Noi non li faremo passare, come abbiamo contrastato ieri le azioni terroristiche, le contrastiamo oggi e per questo diciamo che l'alternativa vera è la democrazia, la discussione, la non violenza, la sconfitta di qualsiasi forza eversiva e terroristica. Molti di questi cittadini, lavoratori, imprenditori sull'orlo del fallimento hanno visto in Equitalia e nell'Agenzia delle Entrate i loro nemici, i loro avversari, come se fosse colpa appunto di un funzionario, che è un fatto che applicare le leggi, un fatto che applicare quello che il Parlamento decide, e lo stesso il lavoratore dell'Agenzia delle Entrate. Gira una battuta bruttissima nel paese, quello che dice che l'Agenzia delle Entrate ti prende di mira e Equitalia ti colpisce. Questo va a capire legalmente, cioè la pericolosità, perché io ritengo che non è semplicemente un pacco bomba, perché quello che è successo all'Agenzia delle Entrate a Romano di Lombardia, hanno sequestrato alcuni lavoratori, lì siamo andati oltre, al semplice malumore, siamo andati appunto uno che è entrato con un fucile in un ufficio delle entrate, in un ufficio pubblico e ha sequestrato un lavoratore. Abbiamo appunto pacchi bomba, l'ultimo alla Lamezia Terme la notte del 15-16 di giugno. In quell'ufficio stavano per aprire uno sportello di Equitalia. Quindi chiaramente c'è sta da parte di qualche forza eversiva, da parte di chi ha degli interessi affinché in Italia la lotta all'evasione fiscale non sia portata avanti, non sia appunto conseguenziale rispetto a certe scelte, vuole bloccare questo processo. We'll be right back.
i poteri criminali mettono casa facilmente dove lo Stato non è presente in maniera efficace, e il grande meccanismo della lotta all'ingiustizia è già di per sé l'affermazione della legalità e quindi la sconfitta di alcuni sistemi. Noi sicuramente siamo di fronte alla necessità di un cambio radicale della classe politica, credo sia il minimo che si possa dire. Soprattutto le persone chiedono che finisca anche quest'aurea di privilegio insistito che aleggia intorno alla categoria. Privilegio per quanto riguarda gli emolumenti, privilegi per quanto riguarda tutta una serie di benefit che vengono appunto elargiti. Soprattutto credo che tutti quanti hanno veramente bisogno di vedere consegnato il paese in mano a persone che sanno realmente che cosa significa vivere con poco e cosa significa vivere appunto affidando per esempio ai propri figli delle potenzialità diverse, che cosa significa garantire il diritto allo studio, eccetera, eccetera, eccetera. L'elenco degli eccetera purtroppo sta diventando lunghissimo e questo decreta anche una urgenza quanto mai impellente. Istituzioni politiche e magistratura sono due rocche forti per la legalità, perché non esiste il terrorismo. Certo, quando qualche parte di queste forze connivente con ciò che deve essere combattuto, un paese è in pericolo. Certamente, noi, la mafia fa la sua forza cercando di unire le forze, noi bisogna fare altrettanto. Quindi noi bisogna unire tutte le forze democratiche e fare un patto forte, prima di tutto sociale, oltre che repressivo, per arginare questa violenza e questa infiltrazione mafiosa che sta arrivando e che sta entrando sempre più a causa della crisi. Il terrorismo non è soltanto italiano come fenomeno delinquenziale, purtroppo anche Oslo, Tolosa, Brevnik insegnano. Sì, ieri l'Afghanistan, e purtroppo no, questa piaga si è diffusa in tutto il mondo e ha bisogno di un contrasto che coinvolga tutti i popoli del mondo. La Toscana da questo punto di vista purtroppo ha visto qualche infiltrazione in ogni suo ambito economico. Ma la Toscana intanto ha pagato un prezzo al terrorismo e alla violenza. Ricordo la strage di Via dei Gergofili, ricordo la strage contro i lavoratori senegalesi e tanti altri episodi che potremmo raccontare. E al tempo stesso è stata violata, perché parte di questa stagione ha coinvolto anche Toscani, e però ha saputo sempre reagire, e ha saputo reagire nel modo giusto, con la democrazia e la legalità. Il suo civismo, il suo associazionismo sono stati levatori di una stagione che oggi consente di mettere in campo tante forze che difendano la democrazia da questo scempio.